Buongiorno amici di Fiera Cavalli, oggi siamo in collegamento con Luca Marcora, presidente di Anareai. Non è una parolaccia, ma è una nuova associazione. Luca, ci vuoi spiegare di che cosa si tratta? Sì, è nata questa associazione in aprile, quindi è recentissima la sua costituzione. Un'associazione che intende rappresentare un numero molto elevato di razze, 28 razze fra equini e asini, nell'ottica indicata dal Ministero di una aggregazione di comparto, del comparto equidi ovviamente in questo caso. Noi ci siamo costituiti per rappresentare tutte quelle razze che prima avevano i libri genealogici e i registri anagrafici gestiti dall'AIA. Il nuovo regolamento comunitario ha imposto una nuova struttura, un nuovo organigramma all'interno del comparto equidi, per cui tutte quelle associazioni che non erano associazioni di primo grado, cioè dove gli allevatori non erano direttamente soci in prima persona, si sono dovute costituire per avere appunto da un lato una rappresentanza e per poter gestire i libri genealogici. Okay. Stiamo parlando di 28 razze, mi piace nominarle tutte: il cavallino della Giara, il cavallo di Monterufoli, il cavallo dell'Appennino, il cavallo bardigiano, il cavallo del Catria, il cavallo del Ventasso, il cavallo Merens, il cavallo Delta, il cavallo Knapstrupper, il cavallo lipizzano, il cavallo murgese, il cavallo napoletano, il cavallo pentro, il cavallo persano, il cavallo romano della Maremma laziane, il cavallo salernitano, il cavallo sarcidano, il san fratellano, il tolfettano, il pony di Esperia e le razze asinine dell'Amiata, dell'Asinara, di Martina Franca, l'asino pantesco, l'asino ragusano, l'asino romagnolo, l'asino sardo e l'asino viterbese. Li ho voluti leggere tutti e non dimenticarne nessuno perché, diciamo, sono un patrimonio di biodiversità che solo l'Italia può permettersi. Verissimo. Non c'è nessuna altra nazione che ha una varietà di razze, di attitudini, di territori da cui provengono queste razze come l'Italia. Anareai si propone appunto di rappresentare tutte queste razze per poter ovviamente avviare i programmi selettivi, promuovere e valorizzare queste razze, partecipare a mostre fiere, fare ricerca scientifica sui piani di selezione delle razze stesse e fare formazione degli allevatori. Ovviamente tutto questo è possibile nel momento in cui il Ministero ci darà la delega alla tenuta dei libri, cosa che noi abbiamo intenzione di fare. Stiamo perfezionando il livello, il riconoscimento giuridico dell'associazione stessa e quindi appena l'avremo chiederemo al Ministero di essere riconosciuti come ente di selezione per avere la gestione di dei libri di tutte queste razze. Fantastico. E così il nostro pubblico a Fiera Cavalli 2020 troverà il logo Anareai e il logo Italia Alleva o troverà solo Anareai? No. Troverà il logo Anareai, come troverà il logo del Maremmano, il logo dell'Avellinese, il logo del TPR, sempre sotto il grande cappello Italia Alleva, perché noi comunque partecipiamo a Fiera Cavalli anche attraverso i contributi del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale per la Biodiversità, che è un programma europeo che ci permette anche di avere finanziamenti appunto per la partecipazione a mostre fiere, come nel caso particolare Fiera Cavalli di Verona. Quindi sarà sempre Italia Alleva, però con questa diversa declinazione, prima queste razze non avevano una casa, adesso l'hanno trovata in Anareai. Beh, mi sembra un progetto bellissimo, è importante continuare a custodire con cura il nostro patrimonio zootecnico. Quindi non mi resta che augurarti un buon lavoro, in bocca al lupo e ovviamente ci vedremo a Fiera Cavalli 2020. Perfetto, grazie Maria. Grazie Luca, a presto. Ciao ciao. Ciao, arrivederci. Ciao.